La Marignanese strapazza anche il San Pimola facendo la manita all'avversario. La squadra di Lilli definirla una sorpresa forse sarebbe un'offesa, ma dimostra pur andando sotto dopo 3 minuti di gioco di volere fortemente la vittoria, attaccando senza sosta l'avversario che, se non sarebbe per la rete annullata, raccoglierebbe in rete ben 6 palloni. Con le immagini di Paolo Arcangeli commentiamo la gara che parte subito col botto, lancio in profondità a cercare Pioppo che porta a sorpresa gli ospiti in vantaggio tra l'incredulità del pubblico presente. Doccia fredda per la Marignanese che ha il merito di gettarsi subito in avanti. Da calcio piazzato nasce l'uscita a vuoto di Baldani, dal corner battuto da Conti i padroni di casa andrebbero anche in gol, tutto reso vano dal direttore di gara che annulla la marcatura. Carne secchi inventa per Dominici, traversione al centro dell'area di rigore, tra mancanza di deviazione e di respinte per poco la frittata è fatta, ma la difesa ospite non si mostra affatto sicuro. Un altro traversone di Carne secchi manda in bambole il reparto difensivo, salvato dal fischio del direttore di gara per una carica subita da Baldani, ma il pareggio è scritto. Cross in Dominici e volete di testa vincente a cura di Fabri, con tanti saluti alla resistenza ospite, 1-1 e palla al centro. E che la difesa ospite sia letteralmente a capolinea si comprende anche quando Baldani esce a farfalle e Donati lo perdona decidendo di non ferirlo. Da rimessa laterale il pallone arriva in area facilmente, la girata di Fabri viene sventata poco prima della linea di porta, squadra a riposo sul risultato di parità, ma ancora per poco. Ad inizio di ripresa infatti Carne secchi sigla il sorpasso, la prendo io, la prendi tu, ed ecco che l'ex Rimini non perdona. La punizione di Conti è un passaggio a Baldani che non sa quello che sta per accadere, Moretti mette al centro, Crescentini compie il tris per il 3-1 della Marignanese. Il Sampa Imola prima di uscire dal campo definitivamente prova a rispondere ma senza fortuna, qui sotto rete viene mancato il colpo decisivo, poi nel finale si scatena la Marignanese, altro errore difensivo e Donati recupera palla, fa tutto da solo e trafigge Baldani, siamo sul 4-1, la manita la serve lo stesso Baldani, rinvio Sbilenco, assist di Donati per la corrente, pensa al fine che ora può fare il gesto del saluto, 5-1 e giochi già chiusi da tempo ma non nel tabellino dei marcatori. L'esultanza della squadra di Lilli a fine partita è meritata, siamo già oltre la quota salvezza, l'obiettivo finale non sapremo dire quale possa essere per questa compagine, di sicuro reca simpatie e trame di bel gioco che faranno dei gialloblu una realtà sempre più fondata di questo torneo d'eccellenza, schiaffo morale per altre corazzate che hanno speso tanto ma che si ritrovano molto indietro in classifica.